Ehi, hey, ciao Luca! Dice. Cosa fai per San Valentino? Il killer! Ma che cazzo è andato? Please help me find Molly. Ciao a tutti! Tra poco è San Valentino! Parliamone. Ci sono 1000 video su YouTube, 1000 post su Facebook e 1000 lamentele di bimbi minchia depressi che parlano di questa festività, ma se vogliamo essere più corretti nel parlare di questo giorno, come se fosse la fine del mondo. Amore, che cosa mi regali per San Valentino? Dovete fare regali che non piacciono, regali che vi faranno spendere un sacco di soldi e soprattutto regali sempre tutti uguali. Ma io non voglio parlare di questo, ma piuttosto dell'idea che tutti si fanno di questo giorno. Oh mio Dio, ma tra poco è San Valentino, ma ti sei trovata il ragazzo? No, tu? No! Andiamo a cercarne uno! Oh sì, puttana! Ho questa cosa lunga in mezzo alle gambe. Se passi la tua intera vita da single, per San Valentino devi trovarti qualcuno. È diventato un obbligo, un must, cioè San Valentino qualcuno. Se invece siete fidanzati, dovete trovare modi sempre più fantasiosi per passare la giornata col partner, da cene romantiche a sal cazzo, io non ce l'ho una ragazza. Vabbè, comunque tutte cose tenere romantiche che creano spasmi di vomito. Ma tutto questo è una visione utopica, un modo idillico, non so neanche se posso dire, una visione finta di vedere San Valentino, perché sappiamo tutti come le cose andranno realmente a finire. Allora amore, per San Valentino voglio, allora, la borsa di Louis Vuitton, quella di 180 euro, poi quel bellissimo anello di Tiffany, presente col diamantolo, oh Dio, che bello! Poi ho visto un viaggio in Spagna, madonna, con scalo portogallo, America del Sud e Madrid, e poi ho visto, madonna, hai presente quella casa là, lui dicevo dove c'erano i miei, oddio tesoro, tu non hai idea di quanto sia una cosa carina, eccezionale veramente, e poi già, l'auto con la Ferrari, hai presente, quello dove siamo insieme, no, sotto le coperte a farci le cocco, oh mio Dio! Sì, ma quando si tromba? Quindi le cose stanno così, ti è fidanzato, passare la serata... Mentre chi è single, passare la serata con la sua fedelissima mano destra. Tranne se siete ragazzi, in quel caso non ho idea, magari. Non ne ho idea. Ma oltre ad essere la festa degli innamorati, San Valentino è l'unico giorno in cui puoi provarci spudoratamente con una ragazza, perché, ehi, oggi tutti si amano. Beh, anche se nessuno mi ama. Mitch, ce l'abbiamo una ghigliottina? No, sono finite! Cazzo. Ma passiamo ad analizzare i 5 tipi di persona che potrebbero provarci anche con te a San Valentino. La troia. Il classico cliché della ragazza che preferisce apparire piuttosto che essere, con la ventesima di sito. Ragazzi, sono aperta a tutte le esperienze! Sappiamo che cosa hai aperto, troia. Il figo, il berroccio palestrato che è single per scelta, in modo da potersi fare tutte quelle che vuole, a cui basta uno schiocco di dita per conquistare il mondo. Il nerd, anche lui è single per scelta, degli altri, e ci prova con tutte, e tutte gliela danno. Nah, non lo caga nessuno. La sfigata, brutta, apparecchio, fondi di bottiglia, capelli unti, vergine a tutti gli effetti. Per favore, aiuta! E poi c'è Rosario Muniz. Basta, io ho la fica nel culo! Io ho la fica nel culo, lo voglio dire a tutti qua in diretta. Ho la fica nel culo che mi bolle dentro veramente. Ha la fica nel culo! Qualche consiglio per il 14 febbraio? È una festa messa in piedi solo per fare soldi, come tutto. Quindi se non avete una ragazza o un ragazzo, vi troverete con più soldi nel portafoglio e meno problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è abbastanza corto, penso. Sì, penso di sì. E ci vediamo, credo, al prossimo video. Ciao!